Amici telespettatori, grazie come sempre, ben ritrovati per il nostro appuntamento con fatti e commenti. Con noi come sempre in studio Gaetano Elaimo, direttore di Ben Newtusha. trovato, Stefano. Grazie Gaetano. E al telefono abbiamo gradito ospite il presidente della provincia di Viterbo, Marcello Meroi. Grazie. Buonasera, buonasera a Grazie, grazie voi e a tutti presidente. gli ascoltatori. E Gaetano, a te la prima domanda al presidente Meroi. Grazie, Stefano. Presidente, buonasera. Buonasera. Siamo in un momento importante per quanto riguarda la politica regionale. Di poche ore fa la nomina della giunta regionale Zingaretti, che non vede nessun viterbese di Viterbo e provincia nella squadra di governo. Un suo commento a caldo. Un peccato perché indipendentemente dalle opinioni politiche, insomma, diverse che possiamo comunque avere, io credo che Viterbo abbia espresso delle personalità di qualità. Ovviamente sia il professor Valentini che il dottor Panunzi sono assolutamente amministratori, il secondo conosciuto e valido, il primo docente universitario di primo livello. Credo che una nomina avrebbe favorito una ulteriore integrazione del territorio con la regione, dato qualità ulteriore a questa giunta e soprattutto, come aveva promesso Zingaretti, in qualche modo anche rappresentato tutti i territori all'interno della regione. Un'occasione perduta, non vuole essere, diciamo, un commento polemico perché insomma c'è l'autonomia ovviamente del Presidente di poter fare le scelte che vuole. Però mi sembra, insomma, che dalle premesse che si erano avute abbiamo fatto un iniziale passo indietro. Ecco, Presidente, mi scusi una piccola precisazione. Come intendete un po' instaurare i rapporti con il Presidente Zingaretti, quindi con l'istituzione Regione, per le problematiche appunto cruciali, importanti della nostra provincia? Guardi, io ho già telefonato 3 volte in questi giorni alla segreteria del Presidente Zingaretti, che mi ha fatto sapere, ma questo è assolutamente comprensibile, che non avendo ancora perfettamente, insomma, a conoscenza di tutta una serie di strutture, organismi e logistica soprattutto, mi chiedeva di attendere qualche giorno per poterci vedere perché ho chiesto un incontro con lui, con Nicola, insomma abbiamo collaborato in questi anni nei rispettivi ruoli di Presidente delle province di Roma e Viterbo. Credo che la prossima settimana riuscirò a incontrarmi con lui, gli chiederò una collaborazione totale per tutta una serie di problemi, in primis quello collegato all'acqua e all'arsenico, che credo che oggi sia una delle problematiche maggiori, unito a un altro problema fondamentale, risorse per quanto riguarda le manutenzioni stradali, insomma, perché credo di non scoprire nulla dicendo che purtroppo non abbiamo più un centesimo e le strade costituiscono una problematica assolutamente primaria, soprattutto perché le questioni della sicurezza sono fondamentali e in alcune situazioni la sicurezza sicuramente non è rispettata, vista la condizione delle strade della provincia. Bene Presidente, e un altro argomento che volevo un pochino approfondire con lei, si tratta della nomina del nuovo assessore all'agricoltura appunto della provincia, nomina da lei effettuata il 13 marzo scorso. Le deleghe dell'agricoltura, caccia e pesca, programmazione, sviluppo economico, attività produttive sono molte, sportello dei consumatori, trasporti e mobilità, relazioni con il pubblico. Ecco, il dottor Luigi Ambrosini. Possiamo dire quali sono stati i criteri di scelta per appunto il nuovo assessore all'agricoltura? Una scelta intanto condivisa con il gruppo del PDL che aveva come rappresentante Franco Simeone, che quindi giustamente doveva anche esprimere le proprie valutazioni sul suo sostituto. Conosco Luigi Ambrosini da tantissimi anni, insomma, conosciamo credo tutti la sua competenza nel settore specifico, sia per essere ovviamente, e tengo a precisarlo, insomma, per proprietà e aziende non dell'area provinciale, ma comunque fuori provincia, un agricoltore, ma soprattutto perché ha ricoperto all'interno delle confederazioni agricole regionali ruoli di primissimo piano e di grande rilievo, quindi conoscitore della materia. Dottore commercialista, insomma conoscitore del territorio, credo che fosse una delle persone più qualificate sul territorio a ricoprire con attenzione un ruolo importante che bene Franco Simeone aveva comunque ricoperto.
Grazie. Sì, Presidente, un altro tema di ampio respiro è l'emergenza arsenico nell'acqua. È di oggi una uscita molto polemica del Codacons, in particolare nei confronti dell'assessore Guidani e in secondo luogo verso di lei. Lei che cosa può dirci? Che il Codacons fa demagogia, perché o non conosce le leggi oppure fa demagogia. Cosa semplicissima. Una diminuzione delle tariffe che noi abbiamo richiesto, perché insomma il Codacons dovrebbe anche leggersi i provvedimenti prima di aprire bocca, dovrebbe far capire che deve essere necessariamente coperto da un intervento regionale, perché siccome Talete è partecipata dai comuni, ridurre ai cittadini la tariffa idrica vuol dire farla pagare ai comuni, e mi risulta che i comuni per far pagare le tariffe si rivolgono direttamente ai cittadini, quindi sarebbe togliere da una tasca per darla ad un'altra, non riuscendo a ottenere alcun risultato serio. Se poi la demagogia, il pressappochismo, la superficialità portano a fare valutazioni di questo tipo, è un problema del Codacons, che credo dovrebbe informarsi meglio prima di dare informazioni del tutto sbagliate, almeno da un punto di vista procedurale. Senti, invece per quanto riguarda la situazione reale sul territorio, alcuni mesi fa lei aveva parlato di fine 2014 come termine ultimo per la chiusura di tutti i discorsi dei arsenificatori nella provincia di Viterbo. Qual è la situazione che possiamo dire ai telespettatori? Reale. Ma, guardi, allora ribadisco per l'ennesima volta che sono interventi progettati, finanziati e finalizzati dalla Regione Lazio. Ci sono stati comunicati gli ulteriori stati di avanzamento, procedono diciamo con quelle che erano le scadenze prefissate, alcuni dei arsenificatori, quelli ovviamente più piccoli, verranno consegnati in tempi comunque brevi. Le procedure, la regione ci fa sapere che le procedure attivate diciamo negli ultimi mesi della giunta Polverini, per intenderci, per la progettazione, l'individuazione delle gare e ovviamente l'assegnazione e l'affidamento ai vincitori degli appalti, sono state concluse e quindi diciamo hanno i tempi che erano stati detti. Purtroppo questi tempi, noi che ce ne nascondiamo, sono assolutamente lunghi, hanno uno sforamento rispetto a quello che era la modifica legislativa della Comunità Europea di un anno, perché insomma anche forse di un anno e mezzo. Questo è un fatto che abbiamo considerato assolutamente negativo, positivo per chi se n'è interessato alla fine del mandato, ma assolutamente negativo per quello che è successo negli ultimi 15 anni, se vogliamo dire cose serie, perché sennò poi scendiamo nella solita polemica politica di ognuno che dà la colpa all'altro. E per questo mi rilasci dire una cosa rispetto alla domanda che mi ha fatto prima. Il presidente della provincia di Viterbo, nonché presidente del Lato, è l'unico che insieme ad alcuni comuni della provincia ha chiesto una riduzione delle tariffe, che ribadisco, perché ritengo che sia giustificata la richiesta che i cittadini fanno di vedere abbattere il costo di un'acqua che non ha le caratteristiche che deve avere, ma deve pagare qualcun altro che non siano i comuni, perché se no non lo risolviamo questo problema. Ecco perché le dicevo che la prima cosa che dirò a Zingaretti quando lo incontro è capire se la regione possa in qualche maniera intervenire per sanare una colpa, diciamo un'omissione che non Zingaretti, non la Polverini, non Storace, non Marrazzo, comunque tutti insieme, forse Zingaretti è quello che c'entra meno, hanno comunque commesso, non pensando negli ultimi 15 anni che a questa situazione prima o poi saremmo arrivati. Benissimo, Presidente. Ecco, vorrei farle adesso una domanda che riguarda l'interporto di Orte. E sappiamo che appunto dal 1 marzo 2013 è stato nominato un nuovo presidente nella persona di Alessandro Romoli. In una nota, ecco, giusto per far chiarezza, in una nota che è stata emessa congiuntamente tra il sindaco di Viterbo Giulio Marini e lei come presidente della provincia, veniva un po' così evidenziata l'irritualità di una scelta di una cooptazione del consiglio di amministrazione appunto dell'Interporto. Sono state risolte queste appunto direi incomprensioni e in che modo appunto le risulta? Allora, io ho parlato con il presidente Romoli non più tardi di ieri mattina, tra le altre cose ricordo che martedì c'è un importante convegno a Orte sull'Interporto. Ah, benissimo.
È ovvio che la nomina di Romoli è una nomina che abbiamo fatto concordemente. Quello che non abbiamo fatto assolutamente in maniera concorde, perché non lo sapeva nessuno, tranne ovviamente i consiglieri che erano presenti a quella riunione, è la cooptazione del nono membro. Io ricordo a tutti che l'Interporto di Orte è una società mista pubblico-privato con partecipazione economica e finanziaria prevalentemente, se non direi quasi esclusivamente, di carattere pubblico. E mi sembra che, siccome il pubblico in queste cose che deve controllare ed indicare, nel rispetto certamente anche delle funzioni della parte privata, ci mancherebbe altro, ma sembra a me e anche al sindaco Marini molto più corretto che quando si vanno a indicare soggetti che debbono gestire società che sono finanziate da soldi pubblici, il pubblico deve essere messo a conoscenza delle scelte che vengono fatte. Questo non è stato fatto e credo che questo vada in qualche maniera rivisto. Grazie, grazie Presidente. Gaetano? No, io un altro, come dico sempre, un inciso sempre sull'Interporto, sulla difficoltà che ha avuto questa struttura di nascere. Dobbiamo rendere conto all'ex presidente Marcello Mariani di aver, dopo tanti decenni, se non mi sbaglio, rilanciato questa struttura. E sempre nella concretezza, che io cerco anche farmi portavoce sia dei telespettatori sia dei web telespettatori di newduscio.it, qual è la reale possibilità di sviluppo legata all'Interporto nel medio e breve termine, nel senso quanto questa struttura non è ancora legata a cavilli burocratici e quanto può realmente portare sviluppo secondo lei? Allora, lei ha ricordato giustamente un lavoro che è stato fatto negli ultimi anni, molto positivo. Anche su questo bisogna essere chiari: la parte relativa al trasporto su gomma sicuramente avrà dei tempi brevi. Martedì credo che da questa riunione usciremo, da questo convegno, anche con una tempistica e una serie di chiarimenti importanti. È assolutamente necessario riallacciare, ovviamente con la regione e con il nuovo competente assessore, un progetto e un programma che di fatto faccia partire tutto quello che già è in parte pronto per dare respiro all'Interporto, instaurare all'interno di questo Interporto una struttura che è già pronta, che è il centro di smistamento doganale. È ovvio che tutto quello che concerne la seconda parte, cioè il collegamento al trasporto ferroviario, necessita di finanziamenti importanti per realizzare la bretella di collegamento, diciamo, dalla rete ferroviaria fino al piazzale, e questo è un finanziamento che deve necessariamente venire o dal governo centrale o dalla regione. Senza questo, credere che gli altri enti pubblici che partecipano, quindi provincia di Viterbo, enti territoriali ternani o comune di Orte, possano intervenire con quelle cifre, credo che sia assolutamente assurdo pensarlo. Ma è una struttura fondamentale, soprattutto anche in visione del collegamento stradale, che è in via, insomma, di avvio per il terzo tratto, speriamo poi di finanziamento per il quarto. Ne abbiamo parlato un mese fa alla presenza del Consiglio dei Ministri per quanto riguarda, diciamo, un progetto complessivo di sviluppo territoriale e turistico della provincia di Viterbo e della provincia di Roma su Civitavecchia, che è il collegamento tra il porto di Civitavecchia e l'Interporto di Orte, che è assolutamente fondamentale non solo per un discorso turistico ma per un discorso di scambio commerciale. Grazie. Ecco Presidente, un'ultima domanda che volevo formularle, lei un pochino l'ha già anticipata, e riguarda la manutenzione della rete stradale della provincia di Viterbo. Sappiamo, abbiamo letto e abbiamo appunto preso atto dell'impegno dell'assessore Santucci e suo personale per appunto rilanciare un piano di manutenzione. Sappiamo le problematiche economiche, vale a dire che la provincia ha delle forti appunto non c'è una lira, come diceva lei, esatto. dei grandi problemi dal punto di vista finanziario. Ecco, come dandoci anche delle indicazioni un po' sulle priorità che sono state appunto prescelte da voi, come intendete approntare un piano di manutenzione con le scarse risorse e come reperirete eventualmente queste risorse per dare un'adeguata manutenzione appunto a questa rete, direi che è anche molto rilevante come 1500 chilometri, quindi una delle più rilevanti del Lazio. Il problema purtroppo è molto semplice. Allora, io stamani ho parlato con il prefetto e ho scritto anche una lettera al prefetto.
che abbiamo dato anche all'attenzione della stampa, precisando una cosa: siamo intervenuti recentissimamente, anche la scorsa settimana, con interventi sulla strada Cassia, che ricordo non è dell'amministrazione provinciale ma è competenza dell'Astral, per questioni eminentemente collegate alla sicurezza stradale. Io non posso più accettare, nella scarsità di risorse totale che l'amministrazione provinciale ha su questo capitolo, di andare a supportare strutture che sono deputate per legge al mantenimento della rete stradale, quale l'Astral, società regionale, perché io non ho più nessuna possibilità di farlo, e questo l'ho comunicato ufficialmente stamane al prefetto. Le poche risorse che abbiamo a disposizione le abbiamo impiegate e le stiamo impiegando per la manutenzione delle strade provinciali. Non bastano, sono pochissime. Stiamo attendendo da un mese e mezzo l'importo di 10.400.000 euro che ci deve venire dalla Protezione Civile Nazionale con un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, che è destinato esclusivamente alla provincia di Viterbo. Siccome la maggior parte dei danni causati, diciamo, dal maltempo, perché a questo problema si riferisce il finanziamento, ha rovinato, diciamo, il territorio, ma soprattutto la viabilità e quindi le strutture stradali, faremo una serie di affidamenti importanti, credo per la quasi totalità di questo importo, insomma comunque molto vicino alla totalità di questo importo, per intervenire prioritariamente su quelli che sono i tratti più ammalorati. È difficile dire quali sono, perché la situazione purtroppo è globalmente molto negativa, però insomma lei calcoli che il costo di un chilometro di rifacimento stradale si aggira in gara d'appalto intorno ai 40.000 euro, cioè un ripristino fatto bene, quindi un ripristino con la schiarificazione del tratto che va fatto, con una sostituzione del manto stradale. Se noi riuscissimo a fare diciamo una gestione di questo importo, ma almeno per l'80%, destinandolo al rifacimento della pavimentazione stradale, credo insomma che potremmo, non dico risolvere, ma affrontare in maniera assolutamente più tranquilla e serena, anche da un punto di vista di sicurezza, le questioni che oggi i cittadini ci pongono, che sono prioritarie. Solo un altro inciso su questa tematica, che è una delle più sentite insieme a quella dell'arsenico: degli incidenti anche gravi che ci sono stati a causa del disfacimento del manto stradale, è ravvisabile qualche colpa ai danni dell'Astral come competenza? Ma guardi, è ravvisabile una colpa a fronte a carico di tutti quei soggetti, che possono essere comuni, province, regioni o, se parliamo di autostrade, per una conduzione delle manutenzioni e comunque la gestione di tratti stradali che non mantengono la sicurezza. Devo dire purtroppo, perché insomma è inutile negarlo, che se oggi noi paghiamo tantissimo di assicurazioni, di risarcimenti assicurativi, ma i cittadini hanno ragione, però purtroppo io gli appalti li faccio se ho le risorse. Se le risorse non mi arrivano e se le province debbono essere cancellate perché debbono avere competenze che non hanno in cassa alcun tipo di finanziamento esterno, io non riesco, dico io, come i comuni, come tutte le altre province d'Italia, questo non è un problema della provincia di Viterbo, questo è un problema di carattere generale. Cioè, le gare d'appalto si fanno per legge inserendo in capitoli i finanziamenti necessari, sennò le gare non si possono fare. Oggi noi sul nostro capitolo abbiamo qualche centinaia di migliaia di euro che stiamo utilizzando anche in questi giorni per intervenire, diciamo, sui tratti che sono in condizioni peggiori, ma servirebbe, insomma, le ho quantificato i costi, diciamo da 40.000 euro un rifacimento totale, 25.000 euro un rifacimento che praticamente preveda soltanto la copertura con manto bituminoso, 1.500 km di strade, di cui 1.000 vogliamo dire almeno in condizioni pessime, faccio il conto di quanti soldi servirebbero per fare un intervento drastico, che ricordo non è stato più fatto da 11 anni a questa parte, a questi livelli e con questi importi, se non dal Presidente Marini. Bene, e abbiamo esaurito, diciamo, un po' gli argomenti. Noi la ringraziamo, grazie come sempre, voi, della disponibilità che grazie ci ha reso. Grazie altrettanto. Grazie, buon lavoro. Arrivederci. Grazie a voi di nuovo, un saluto a tutti. Buonasera. Grazie.
Cari telespettatori, quindi abbiamo un po' fatto questa carrellata con il presidente Meroi delle problematiche provinciali che si intersecano, come avete visto, sia con la nuova giunta regionale appunto del presidente Zingaretti, sia con problematiche che ormai da tempo, come quella dell'arsenico, come quella dell'Interporto o delle strade provinciali, sono ormai all'ordine del giorno delle nostre appunto istituzioni. Ecco, io con Gaetano brevissimamente volevo così chiedere un po', tu sei un osservatore attento dei fatti provinciali e comunali appunto di Viterbo, volevo domandarti, alla luce appunto di questo avvio ormai della campagna elettorale siamo usciti dalla campagna elettorale così regionale e nazionale, ci avviamo verso la non appunto meno importante, verso la campagna elettorale per il rinnovo del Consiglio Comunale e dell'elezione del nuovo sindaco di Viterbo. Ecco, e notiamo queste grandi manovre, diciamo, questi movimenti politici che si stanno facendo proprio in funzione dell'elezione appunto del nuovo sindaco di Viterbo che avverrà alla fine di maggio. Ecco, secondo te allo stato attuale, brevissimamente, ecco, con la par condicio, centrodestra e centrosinistra, soprattutto liste civiche, abbiamo intervistato la Chiara Frontini, abbiamo intervistato il consigliere regionale appunto Sabatini recentemente. Come si stanno delineando queste novità nel campo politico provinciale? Allora, sicuramente il primo dato è il Movimento 5 Stelle che ha travolto l'ordine precostituito della politica sia nazionale che locale. Sicuramente questo è un discorso anche viterbese perché è il primo partito, nelle ultime elezioni ha raggiunto il 31%, che per Viterbo è un Un risultato exploit, stratosferico ecco, un perché exploit. è sempre dominato dal 95 ad oggi il Popolo della Libertà. Un buon risultato del Partito Democratico, però il dato è il Movimento 5 Stelle, che notoriamente non si allea con nessuno, quindi fa una politica di, si potrebbe dire, di autoconservazione, ma al tempo stesso anche di riforma, dipende poi come viene intesa. A livello di reazione, tra virgolette, delle altre forze politiche c'è stato uno sfaldamento all'interno del Popolo della Libertà anche per questo risultato non previsto perlomeno in queste proporzioni e la nascita, come dicevi, di liste civiche che derivano comunque dalla matrice di centrodestra. Una è quella di Chiara Frontini, che è Viterbo 2020-2020. Che proprio oggi, giovedì che stiamo registrando, in questi minuti si sta inaugurando un punto di ritrovo che lei non chiama comitato elettorale, ma un punto di aggregazione civica, come appunto è la lista civica che lei, è il movimento civico che presiede. Un altro personaggio che ha creato delle discussioni all'interno anche dei giornali locali è Filippo Rossi, il fondatore di Caffeina Cultura, per una polemica che il caporedattore ex caporedattore del Messaggero di Viterbo, Arnaldo Sassi, per un articolo su un giornale online locale, ha creato sulla presunta incompatibilità nei confronti della fondazione Caffeina. E lui comunque Respinti, queste sono state respinti, noi respinte. comunque abbiamo avvalorato l'ipotesi sempre in maniera neutra di Filippo Rossi, perché comunque una fondazione ha anche una partecipazione spesso pubblica da parte degli stessi comuni, quindi non è, come diceva anche lui, una questione di incompatibilità per forza, può anche essere una questione di sinergia per il bene pubblico, perché la fondazione sappiamo che non ha scopo di lucro. Quindi Filippo Rossi a capo della lista civica Viva Viterbo, che è una delle novità e che potrebbe dare importanti risultati. Poi c'è i partiti tradizionali, abbiamo il Partito Democratico che è un Ecco, ti volevo partito. domandare, secondo te, riusciranno con le primarie, perché sono dei personaggi che sono emersi, no? Le Sì. primarie riusciranno a dare compattezza al PD, al Partito Democratico Il viterbese? primo scossone l'ha dato il movimento di Renzi quando ci sono state le primarie per il nazionale, che poi sono state Renziniane. vinte in maniera non nettissima da Bersani. Bersani è in grave difficoltà a livello nazionale, appunto per l'equilibrio che c'è quasi un terzo dei voti di tutte e tre le formazioni politiche, PDL e Movimento 5 Stelle. Per quanto riguarda Viterbo, ha fatto il risultato più importante a livello nazionale perché ha battuto nettamente la componente bersaniana. Quindi sicuramente il Partito Democratico a Viterbo risente anche
tra virgolette, di una simpatia non nascosta di parti del minoritario del centrodestra nei confronti di Renzi, che tra l'altro recentemente si è anche proposto Sì. come ipotetico candidato premier se Bersani dovesse lasciare. Quindi a Viterbo è una situazione complessa perché il Partito Democratico, partito che dovrebbe portare il governo, guidare il governo del paese, si propone anche di guidare Palazzo dei Priori. Ci sono tutte queste neoformazioni che però non potrebbero, non danno la certezza di quello che sarà. È un risultato fluido, quindi bisogna solamente attendere, Attendere. non si può per ora dire più di questo. Ecco, grazie Gaetano di questa tua panoramica, come sempre molto importante e chiara. Abbiamo adesso in collegamento diretto telefonico, e la ringraziamo, la responsabile e la capodelegazione del Fondo per l'Ambiente Italiano di Viterbo, la dottoressa Barbara Antonelli. Buonasera, dottoressa. Buonasera a voi tutti, buonasera. Grazie, ecco, siamo qui con Gaetano Alaimo. Buonasera. E Buonasera. grazie, grazie ancora. Ecco, volevamo un po' delineare con lei questa che è una splendida giornata, due giornate appunto, quella di sabato e quella di domenica, domenica 24, vale a dire la 21ª edizione delle giornate di primavera del Fondo per l'Ambiente Italiano. Sappiamo che è un evento importantissimo, do alcuni dati, in tutto il territorio nazionale 700 siti culturali e artistici. E vengono aperti al pubblico da una grande veramente schiera di volontari e ci sono addirittura 21.000 apprendisti ciceroni che sono gli studenti, questo elemento molto significativo, studenti delle scuole locali che faranno da guida ai visitatori. Ecco, anche la provincia di Viterbo partecipa, direi, con siti autorevoli a queste giornate. La dottoressa Antonelli, se ci fa un po' un quadro della situazione appunto e di questi siti che ricordiamo saranno aperti al pubblico nella giornata di domenica. Allora, prima di tutto grazie come sempre per dedicarci questo spazio che ci consente di divulgare ancora di più quello che è il messaggio del FAI. Il programma curato dalla delegazione di Viterbo è tutto concentrato su Tuscania e in parte anche con una presenza significativa a Nepi sul percorso della Via Merina. A Tuscania saranno aperti dei siti solitamente chiusi al pubblico e in modo particolare sarà possibile accedere al casino di caccia del Cardinal Consalvi e al salottino dove il Cardinale riceveva i suoi ospiti, sito riservato esclusivamente agli iscritti al FAI che se vogliono possono iscriversi proprio in questa occasione. Particolare rilievo lo diamo al castello di Montebello e alla raccolta privata delle opere del maestro Cesetti che verranno illustrate dalla figlia del maestro Cesetti che con particolare pathos ed entusiasmo accompagnerà i visitatori durante questa visita e dentro le mura del centro storico di Tuscania c'è l'ex chiesa di Santa Croce in Piazza del Comune. E altro studio artistico di grande prestigio e rilievo è quello del maestro Cococinski presso la chiesa di San Biagio. Mentre per chi ha voglia di farsi una passeggiata, in collaborazione con la Regione Lazio e il Comune di Nepi, è possibile prenotare questa passeggiata lungo il percorso dell'antica via Amerina. I numeri sono notevoli, considerevoli, che ci sostengono sempre in questa iniziativa, quanto mai complessa nella sua fase organizzativa, ma che comunque poi dopo ci premia nel risultato finale. La cosa importante da ricordare è che è per il FAI, oltre un grande momento di portare attenzione ed interesse nei confronti del nostro patrimonio storico-artistico, è per noi un momento di raccolta fondi. Quindi con questo tipo di iniziativa abbiamo l'opportunità poi di portare avanti i vari progetti nazionali, i progetti locali e quant'altro serva a sostenere i nostri obiettivi.
Grazie. Sì, io solo una battuta. Sapevamo già dall'anno scorso, insomma, dalle precedenti interviste, che è una situazione difficile per la carenza dei fondi a livello di amministrazioni pubbliche. E si parlava anche di ingresso, se non mi sbaglio, dei privati con degli sponsor che potessero in qualche modo favorire queste iniziative. Qual è la situazione attuale? Qual è il rapporto, se lo può dire, tra finanziamento pubblico e privato, se c'è quello privato, almeno per la provincia di Viterbo? Allora, in modo particolare per quella che è la giornata FAI, che è un evento nazionale e nell'ambito del quale è coinvolto la delegazione di Viterbo, ci sono il contributo, il sostegno di partner e sponsor privati. La Regione Lazio ci dà il suo contributo per quanto riguarda sempre l'evento e noi in particolare come delegazione di Viterbo, per una serie di progetti che andremo a breve a presentare in modo ufficiale, ci avvaliamo anche della sensibilità di contributi pubblici. Grazie. Bene, ecco, dottoressa, un'altra brevissima domanda e anche una breve risposta da parte sua. Ho letto un po' nei programmi che avete anche delle iniziative, appunto, di conferenze che dedicherete nei prossimi mesi e appunto a temi culturali. Ci sono già delle anticipazioni? Allora, le conferenze sono quelle che noi teniamo alla Rocca Albornoz. E ringrazio della domanda e approfitto proprio per ricordare che domani il professor Parlato dell'Università della Tuscia relazionerà sugli affreschi della Cappella Mazzatosta qui di Viterbo di Santa Maria della Verità. È un percorso che abbiamo iniziato quest'anno, che ha come argomento la Viterbo rinascimentale e che poi continueremo a portare avanti anche per i programmi futuri. Bene, ecco, dottoressa, noi la ringraziamo, ecco, e soprattutto facciamo appello, credo anche interpretando la volontà, ecco, della delegazione del FAI di Viterbo, facciamo un appello a tutti i cittadini, soprattutto, ecco, ai ragazzi, alle famiglie, per fruire di questi beni che appunto vengono resi aperti al pubblico. Normalmente sono chiusi gran parte di questi beni e quindi vengono messi a disposizione in queste giornate di primavera del FAI, proprio per far sì che tutto il territorio nazionale, lo ricordiamo, sono 700 siti dislocati su tutto il territorio nazionale, ecco, la cultura sia veramente al centro dei fine settimana, appunto, che caratterizzano questa nostra primavera. Noi con questo ringraziamo la dottoressa Antonelli, come sempre. Grazie a voi, come sempre cortesi nei confronti del FAI e sempre molto attenti e sensibili a questo tipo di problematica. Grazie ancora, ecco, e augurando a tutti un buon fine settimana, vi diamo appuntamento al prossimo appuntamento di Fatti e Commenti. Arrivederci. Grazie ancora. Grazie a voi tutti, buona serata. Buona serata, grazie.